Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro amico Federico 95ita e benvenuti alla nonna parte della Nuzlocke Pokémon Diamante a Perla, sempre accompagnata dal nostro amico Dark Devil. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova parte della Nuzlocke. La scorsa volta eravamo arrivati a Corepoli ed oggi insomma proseguiremo il nostro viaggio. Esattamente ragazzi, allora qui adesso ci sta un panzone che ci dovrebbe dare un nuovo Pokémon. Ma noi non lo prendiamo questo nuovo Pokémon perché qua a Corepoli la nostra avventura ancora non è finita. E vorrei prendere un determinato Pokémon che però ancora non è disponibile, ma che lo prenderemo in futuro, o per quanto mi riguarda lo prenderò insomma. Poi tu puoi pure prendere l'uovo, fai un po' come vuoi. Va bene, io anche preferisco evitare e adesso proseguo direttamente qua sul nuovo percorso, il percorso 209, dove possiamo fare qualche cattura. Sì, possiamo fare qualche cattura, anche se qui potresti prendere Spiritomb, cioè sarebbe molto meglio, non credi? Sì, ma Spiritomb devi fare 50 incontri nei sotterranei. Che figata! No, non ci penso per niente. Comunque ragazzi, rispondete alla domanda del giorno, lasciate un bel pollice in su. La domanda del giorno oggi, Devil, è: qual è il vostro Pokémon tipo spettro preferito? Perché andremo a fare una torre alquanto spettrale, capito? Quindi, ho capito. Qual è il tuo Pokémon tipo spettro preferito? Gengar e Aegislash. Vabbè, Aegislash è un classico, cioè, è ovvio, perché è banale. Poi non devi dire Aegislash, devi dire Aegislash Shiny. Aegislash Shiny, giusto ragazzi. Giusto. E niente, mentre il mio Pokémon tipo spettro preferito, volete sapere qual è? Volete sapere? È Chimchar. Chimchar da me è considerato un Pokémon tipo spettro. Sì. Ok ragazzi, scrivete a Federico che è un ignorante sui tipi. No dai, il mio Pokémon tipo spettro preferito è, fammi pensare, Mega Gengar. Mi piace Mega Gengar. Dai, è figo Mega Gengar. No, eh? è bruttissimo Mega Gengar. Non ti piace? No, Gengar normale è figo però. A me piace che Mega Gengar. Madonna. Ce l'ho anche in carta da gioco, è fighissimo. Figo. Io c'ho qua che in pratica che basta che spamma confusione e shotta qualsiasi Pokémon. Non gli frega neanche il tipo. E guadagna un sacco di punti di esperienza. Quello tra qualche parte arriva al 50, tipo. Da qualche parte. Considera che adesso sto lottando sempre col condivido esperienza che ho dato a Nessi, però, perché Madonna, solo con Morso è veramente noioso giocarlo. Comunque guarda che Misty Sia, anche se è di tipo terra acqua, se gli fanno un attacco elettro, guarda che è super efficace lo stesso, eh. Ma no, perché non è terra, è terra acqua, quando evolve diventa terra acqua. No, adesso è terra acqua, eh. Aspetta, ma te lo dico subito, aspetta. È solo acqua. Vedremo. Ma te lo dico. Aspetta. Allora, ora ci manda un Bidoof, che ho detto. Un Bidoof, sì. Bidoof. Che brutto Pokémon. Ruota foto. Boom, baby. Ed è morto Bidoof. Allora ragazzi, che vi volevo dire? Allora sì, il mio Shell, sì, mi sa che è solo di tipo acqua comunque. Perché io c'avevo questa cosa che è anche di tipo terra, lo sai? Non lo so perché. Perché con l'evoluzione è anche di tipo terra, però prima non lo è. Mo te lo dico subito, aspetta. È anche di tipo Pokémon. È solo acqua. Infatti. Allora, in questo percorso possiamo trovare un altro Pokémon. Io sto trovando solo Starly e Staravia. Vabbè, là io vado avanti. Qui c'è un pescatore che dovrebbe mandare Magikarp, come al solito. Comunque Totem me lo sono fatto salire un po' di livello, ragazzi. L'ho fatto salire. Quanto sta? Al 20. Eh beh, stava al 18. Due livelli. Niente di che nell'erba. Poi ci metti un bordello ad allenarlo. Comunque questo mi ha dato un lamo da pesca, Lamo buono. Sì, anche a me l'ha dato, ci ho parlato prima. Allora, vediamo un po', adesso gioco con KK e Nessi contro queste due bambine. C'hanno Pachirisu e Pachirisu, dimmi di no, ti prego. Speriamo di no, perché li odio anch'io Pachirisu. E Pachirisu, oltretutto, sto giocando con Nessi, quindi mi darebbe molto fastidio. Bonsly e Mr. Mime, ok, quindi sarà piuttosto semplice. Un bel morso, una confusione e tutti a casa. Bonsly! Seminando Bonsly e quello là, io farmando Misty Sia e Inferno. Allora, intanto ragazzi, voglio dare un bel cura totale a Missis Pokémon qua. Allora, dove sta? Non c'ho. Cioè, tu mi stai dicendo che io non c'ho un cura totale?
Ma che bello! Non sono riuscito a shottare Bones. Lei l'ho lasciato a vita rossa, però l'ho concluso. Bene. Bello. Mentre vediamo Mr. Ma. No, Mime Junior. Non è Mr. Mime. Mime Junior muore dopo morso. Perfetto. Mime Junior! Di che tipo è? Psico. Psico! Che impara Miracle Beast. Nessie anche sta a livello 22. Perfetto. Stanno salendo assieme, insomma. Bones lei è confuso. Se rimane confuso, mi farebbe un favore. Invece no, sassata. Nessie che beh non fa nulla di eccezionale. Allora adesso mi diverto, faccio inibitore e poi morso. Io con ruota fuoco su Mine Junior qua. Vediamo se lo shotto. Sì, lo shotto. Il mio inferno è devastante. Cioè devi aver paura del mio inferno, capito? Ti devi spaventare. Specialmente quando faremo la lotta finale, né? Ah, se la faremo sì. Sì, se vinci. Vinco. Ti amo male. Se riesci a vincere la Lega più che altro. Ce la faccio. Bene, vedremo. Mi impegno di più qua. Mi impegno di più, tranquillo. Va bene. Allora, ciao, sono un Pokémon. No, sei un allenatore travestito da Pikachu. Mi spiace. Sei uno stupido Pokémon. Allora, quello si crede un po' Bill come il rosso fuoco, no? Quando si è trasformato in Clefairy. Clefairy, sì. Allora, abbiamo avuto la meglio su Emma e Lil. Mamma mia, sti baby Pokémon, no? Madonna, okay. Confusione che shotta Pikachu con un bel brutto colpo. Che penso servisse, effettivamente, però... Perfetto, allora, abbiamo avuto la meglio contro Pokebimba. Abbiamo sconfitto la Pokebimba, bene. Allora, ragazzi, proseguiamo. Proseguiamo. Come stai messo con gli allenatori? Ho saltato la Pokebimba perché l'hai fatta te. Non mi va di sfidarla. Tanto possiamo anche saltare qualche allenatore se lo fa appunto l'altro. Quindi bene. Ok, ci manda un altro Mr. Mime Junior. Mamma mao. Noi mandiamo il nostro caro Inferno e con Inferno facciamo un bel ruota fuoco. Allora, in queste parti, ragazzi, parte 9, 10 e 11, saranno veramente un sacco di allenatori, ma tranquilli che poi dalle prossime parti ci saranno tutte cose interessanti, come magari leggendari, ci saranno un sacco di palestre, ci saranno tutte belle cose, ci sarà il team Galassia, vero? Sì. Ecco, e niente, quindi ci saranno più parti interessanti, ma per questa, ragazzi, vi dovrete accontentare, perché questa credo che sia la parte più noiosa del gioco. Ok, ruota fuoco su Bidio. Vediamo se lo shotto. Sì, lo shottiamo. Male. A che punto stai? Sto affrontando quella con Cleffa. Cleffa. Sì, tutti i baby Pokémon. Cleffa, Mine Junior. Quell'altro stupidone di Eppini. Andiamo a fare una lotta su Showdown usando 6 Eppini con Metronomo. Carino Cleffa, però. Mi piace Cleffa come Pokémon. Molto meglio Cleffa che Clefairy. Cleffa che Clefairy. Avrei da ridire, a me piace più Clefairy. Cleffa è troppo piccolo. Cleffa! È carino però. Abbiamo battuto Giovanna. Quella di Divimove. Allora, quindi andiamo avanti. Salve! L'altro giorno mentre facevo jogging un Pokémon selvatico mi ha inseguito. Giuro, correvo a pelo d'acqua, ero fuori di me. Naruto, questo... Tecniche ninja. Qua in Pokémon c'è? Io non lo so, c'è niente. Vuoi usare la roccia anima? Sì, inseriamo la roccia anima nella pietra. La madonna, mi ho buttato giù la roccia anima. Intanto qua ci dovrebbe essere uno strumento nel cratere, credo. Esatto, un mini fungo. Prendo un mini fungo, Devil. Bene, bravo. Che ci faccio il mini fungo? Te lo mangi, che ci vuoi fare? Faccio la pasta con i funghi. Sì, bravo. Ok, qua c'è uno strumento per caso? Sì, una sveglia! Tutti strumenti random, che bello. Qui c'è una che con un cowboy. Che Pokémon manda cowboy? Lo sto sfidando adesso. E ecco là, ragazzi, l'attuale Pokémon che faremo tra poco. Salve, come sta? Tutto bene? Che mi mandi in campo un... 6 Pokémon addirittura. Oh no, tutti i video di merda. 5 ce ne... 5 video, cioè. No, c'è 5 Pokémon. Spero che non abbia 5 Bidoof. Ma a me ha mandato Bidoof. Ah, Bidoof? Ah beh, io lo chiamo Bidoof.
Io li chiamo Bidoof questi Bidoof, capito? No, ah, ok. Ci sto a capire più un cazzo, si chiamano tutti uguali sti Pokémon, Devil, aiutami. Ok. Saliamo al 24 con Inferno, che ha un attacco speciale e un attacco normale, veramente overpower. È forte sto Inferno perché c'ha tutte le statistiche uguali, lo sai? Sarà divertente quando Inferno fa fronte alla Kazam e morirà di psichico. Certo. Sarà interessante quando il tuo Alakazam affronterà il mio carissimo Luxray e con un bello sgranocchio te lo butterò giù. Sarà veramente eccitante, guarda. Non ci arriverà a fa sgranocchio, morirà prima di psichico pure lui. No, perché è più veloce. No, Luxray, Luxray c'ha una velocità pazzesca, non puoi dire che Alakazam è più veloce. Non puoi dire, Alakazam è uno dei Pokémon più veloci in Pokémon, guarda che non lo sfida Luxray. Allora, resisterà il mio Luxray. Io farò un brutto colpo. Se resisterà perché non è efficacissimo. Quindi sì, che è efficace. Sì, è efficace, ma non super efficace. Eh sì, però mentre il mio sgranocchio è super efficace. Non serve che sia super efficace. Fai il psichico e muore. Allora manderò bronzo e farò schermo luce. Va bene, e io tanto allora andrò di calma a mente. E io faccio la vita roccia. Bene, io ancora calma a mente e poi vinco. E io mentre tu fai calma a mente cambio il Luxray. Il Luxray dopo due calma a mente muore 4 volte. Ma tu non ce la fai a farne due. E tanto che tu fai lo schermo luce, vabbè, a parte che lo vedremo. Ti arro male, Devi, cioè ti arro male, dai. Lo vedremo. Vai a casa. Lo vedremo. Ah, Dio, come si fa. Allora, intanto qui battiamo un altro Bidoof. E abbiamo battuto Sheila. Cowboy girl. Cowboy. No, ovviamente, cowboy, vedi, cerca di portartelo dietro. Che? Luxray. Non vorrei morisse prima. No. Pure il tuo Alakazam, occhio. Tranquillo che non muore. C'è una difesa che fa schifo il tuo Alakazam. Ma la difesa speciale compensa. Magari sgranocchio è fisico, non è speciale. Potrei dire la stessa cosa allora della tua difesa speciale. Di chi? Di Luxray. Quante c'è? Mo te lo dico. 36. E a che livello? È a livello 23. È più alto. Io al 21 c'ho 39 in difesa speciale. Però di difesa normale? Tu quanto c'hai? Di difesa normale di Luxray? E io c'ho tipo 23. Sì, ma c'ha 45, quasi 50 di attacco. Io c'ho oltre 60 di attacco speciale. Ma tanto non ce la fai, David. Non ce la puoi fare che chiede. La mia potenza. Giustamente. Allora mi compro un po' di cure totali se ce l'hanno. Ce l'hanno cure totali? Compriamo un po' di. No. Ma tu sei già arrivato in città, dove stai? Io sto affrontando la coppietta. Che Pokémon c'hanno? Boh, Meditate e Mace. Ah, Pokémon. Deboli al volante. Ma andiamo un po' a Totem, va in campo. Mi piace Totem come Pokémon. Allora, qua ragazzi, questa è Fleminia, dove ci sta la pensione Pokémon. Bellissima la pensione, andiamo nella pensione, va? Buon salve a tutti, come stai? Salve vecchia, sei la padrona della pensione, come va? Vuoi fidarcene uno? No, grazie. Allora ragazzi, in questa parte sai cosa dobbiamo fare? Volete saperlo? Dobbiamo andare nella torre. Poi nella prossima parte esploreremo un po' lo Fleminia, perché a Fleminia ci abbiamo un bel po' di cose da fare. Allora, okay. Andiamo qua e battiamo questa coppietta. Hey! Io allora vado subito nella torre. Sì, così mi fai sapere che Pokémon ci sono. Ah, puoi fare un primo incontro, Sì. Potrei catturare il Pokémon Spettra, però non credo lo prenderò perché c'avevo già Gengar in platino. Gengar! Gengar è forte. Sì, però non voglio ripetermi due Pokémon.
Allora, l'albero si può battere con taglio, usare taglio, sì. E vediamo un po' che c'è dietro quest'alberello. C'è una... Ah, MT-47 all'acciaio. Allora, faccio attacco d'ala su Meditite e faccio su Machop un bel attacco estrasenso. Ha imparato estrasenso? Yes. Bene, bene. Ok, vediamo un po'. Oh, vediamo se estrasenso riesce a buttare giù Machop. Un fantasma, aiuto, vattene. Un fantasma. Ok, facciamo estrasenso su Machop. È bellissimo estrasenso come piega il Pokémon, mi piace un casino. Mi leva. Oh, attenzione, lo shotta quasi. Lo shotta quasi, attenzione. E tentenna pure, attenzione. Si riscatta. Si riscatta. Si riscatta Bronzor. Hai visto che è forte il mio Bronzor? Anch'io ho appena fatto tentennare uno Stanky. Stanky. Pokémon di tipo veleno, eh. Ok, allora io ho finito di battere la coppietta. Oh, Nessie imparerà di drago. Ira di drago. Nessie. Buono. Allora, entriamo dentro la torre. Allora, volendo qua potrei usare un attimo un repellente, no? Faccio anche condivisore esperienza. Allora, qui facciamo così. Qua non trovo nessun Pokémon, niente proprio. Niente. Devo riuscire a salire sopra. Ok, perfetto. Abbiamo sconfitto Cricket. No, mi sa che giù non si trova in nessun Pokémon. Più sopra invece qualcosa la trovi. Oh, qua c'è uno Shellos. Devo riuscire a salire qua. Vai, sali. Ah, dai, perché non vai? Ma non va. Ehi, ce l'ho fatta. Ho trovato calcio. No, c'era tipo una salita da fare con, per prendere uno Ho capito, ho capito. Però solo che col computer è un po' più complicato, sai. Salve, entriamo nella torre. Dan. Bellissima la canzoncina. Le canzoni ancora me le ricordo. Io salto gli... bullo sconfitto. Salto gli allenatori perché sì. Oh, sono forte. Oh, salve zucca pelata, come stai? Tutto bene? Tu l'hai già battuto il zucca pelata? No, se tu salti gli allenatori è ovvio che stai più avanti di me. Ah, bitches! Oh, ma un zucca pelata che manda Cleffa è umiliante. Oddio, tutto grosso e grande ed è pelato con la giacchetta da motociclista, ti manda Cleffa. Femmina al 19, tra l'altro. Ma aspettavo tipo un Gyarados. Invece no. Lezzo, madonna. Tu ora dove sei? A quale piano sei? Ancora il primo, perché io affronto gli allenatori a differenza tua. Io ho trovato un revitalizzante, non ci serve a niente. Oh, un altro signore da battere. Non riesco a spiegarmelo. Essere qui mi obbliga a lottare. Che cazzo? Puoi anche non lottare, cioè. Non è che ti obbliga, eh. Bastardo. È beccato. Pichu manda. Bello Pichu. È bellissimo mio. Ti piace Pichu come Pokémon? No, mi fa schifo. Fammi il verso di Pichu. Non lo so. Manco io lo sai. Ma Pichu dice sempre Pikachu, eh? Pikachu! No. No, come che non fa? Non può dire Pikachu. E che fa? Pichu! Non lo so. Pichu! Non lo so. Pichu! Ichu! Salutisce. Oh, manda Pikachu. Sì. Che figata, manda Pikachu. Guarda fuoco. E battiamo anche questo Pikachu! Mori. E dai, eh. La mia quanto è forte inferno, ragazzi. È tipo una branda. È una bestia e c'ha una velocità pazzesca. Quando impara a zuffare a tutti. La prossima volta sarà Pichu, un altro Pichu.
Hai fatto le uova alla pensione, eh? Che poi, se ci pensi, perché qua c'hanno tutti i Pokémon baby, secondo te? Perché appunto c'è la pensione vicino. Esatto! Bravo, Devil. Ma no, senti, era cosa difficile. Ma ha un non, no? Come lo consideri come Pokémon? Forte, debole? Puoi imparare solo entro forza. E vabbè. È forte secondo te? No. La merda. Sì. Eppure nei film li fanno come i Pokémon rarissimi. Nei film Pokémon. Sì. Sì, ma un conto essere raro e un conto essere forte. Raro non è forte. Ehi, quante persone da sfidare ci sono qua? Porco mondo. C'è tutta la tribù. Ma no, io non li sfido. No, li sfido, scherzo. Ah, non posso rifare una figuraccia. Non davanti alla mia ragazza. No, oggi è San Valentino mentre stiamo registrando e quindi non puoi. Allora, manda in campo Markrow e Misdravus. Oh, figo Misdravus come Pokémon, eh. Bellissimo. Ti piace? Sì. Carino. Di tipo? Spettro. Vabbè, io faccio allora un ruotafuoco su Markov e un bel extrasenso su Misdravus. Misdravus si chiama, non Misdravus. O Misdravus, cazzo, i nominasti poi ovviamente è difficile. Ok, totem tentenna. Bravo totem, sei utile. Ruotafuoco su Markov. Abbiamo avuto la meglio su Bet e Bob, bene. Bet e Bob. Extrasenso su Misdravus, ti prego non fallirmi. Oh, MT27 ritorno. Ritorno, devo poi per un po' che insegnarla. Forte ritorno, cosa faceva? Non sai che fare ritorno. No, che fa? Sì, lo so cosa lo sa. Fa, praticamente ti fa ritornare il Pokémon in campo. No. Non è vero, Federic. Oh, ma confuso. Ah, oh, mi ha stordito, bastardo. Extra senso. Ok, e ciao Misdravus. Ma no, ma che dici? Non è di tipo spettro Misdravus. Misdravus sì che è di tipo spettro. Lo psico non è super efficace contro lo spettro, no? No, è lo spettro che è super efficace contro. È il buio che è super efficace contro lo spettro, allora. Sì. E io ero convinto che extra senso era super efficace. Sono stato convinto fortemente. Che poi Misdravus è proprio troppo bello. Con quei capelli pare tipo Goku, Super Saiyan. Sono tipo dei capelli troppo epici. La facciamo ancora, ruota fuoco e estrasenso. Dispetto, cosa fa dispetto? Ci cala i? Ah, i PP ci cala. Qua. Esiste una strategia con dispetto? No. Tipo fare dispetto all'infinito perché non ti calano tutti i pp. E poi sei così. Sì, ma tempo che tu fai dispetto muori. Come muori? Tu cali solo 5 pp, togli, mica li togli tutti. Però se c'era una strategia da usare in continuazione. Difficile. Ok, andiamo su al piano sopra, ragazzi. Andiamo a vedere cosa ci aspetta. Oh, le nonnette! Salve nonna, come sta? Bene nonna. Salve. Voglio rendere questa visita un po' meno sinistra. Tieni, questo è per te. Velo puro? Wow. Fallo tenere al primo pomo la tua squadra. Aiuterà a tenere lontani i pomo selvatici. Così non corri pericoli. Nella torre memoria riposano gli spiriti dei Pokémon scomparsi dopo una lunga vita felice o dopo un tempo breve. Tutti i Pokémon scomparsi troveranno qui la consolazione. Mi fa piacere la tua visita. Ecco, tieni una macchina nascosta. MN04! Ehi, salve! Forza! Forza! Non ricordo per dove, ma devi recarti in una palestra Pokémon. Cazzo, questa, okay, allora. Questa prevede il futuro, mi fa paura, Devil. Wow. Comunque, finisco di battere qualche allenatore e poi si può concludere la parte, eh? Va bene, allora io tanto vado ad insegnare. Forza... No, non niente Nessi. Niente Nessi. Boh, fammi sapere cosa dobbiamo fare, perché io qua adesso... abbiamo finito alla fine. Hai preso, cioè, sei andato dalle nonnette? Sì, adesso devo insegnare. Ottimo, forza. Allora, se hai battuto quello...
cioè se sei andato dalle nonnette, io finisco di battere questa qua che manda Bonsly. E manda Bonsly appunto. La batto e poi possiamo concludere la parte, eh. Ok, allora io tempo che scendo giù, se qualche allenatore mi blocca lo sfido, altrimenti usciamo tranquilli. Perfetto. Devo... No, oddio, perché ho mandato... Vabbè. Sì, sì, va bene il ferro. Ok, allora... mi usa flagello addirittura. Questo è forte flagello. Questo non l'avevo sfidato. Pugno rapido. Non riesco a spiegarlo. Ma essere qui mi obbliga a lottare. È quello là che dicevo, cioè, perché mi devi per forza affrontare? Mica obbligatorio. Questo c'ha Pichu e io c'ho... Ma c'è la mossa elettro, Pichu? No, cioè, a me non me l'ha fatta, però può essere. Perché io mo lo sto affrontando con Gyarados. Rischi, vabbè. Te la rischi un po'. Vediamo se con Ira di Drago. Oh, Ira di Drago addirittura lo shotta. Perché sono un bei Pokémon. Ha pochissimi. Tanto Ira di Drago toglie sempre 40. Quindi sì. Sì, non ci avranno più di 40 pp. Ok, ragazzi. Io ho battuto anche questo Bonsly. Per questa parte, io direi che è tutto. Non abbiamo altro da fare. Aspetta, che io esco. Sì, sì, certo. Facciamo Bonsly repellente. Sì. Sì, ragazzi, come potete capire, io odio praticamente incontrare i Pokémon selvatici. Mi dà veramente fastidio incontrare ogni due passi i Pokémon selvatici. Allora, vediamo un po'. KK sta al 23. Adesso affronterà un Pikachu tutto da solo. Il primo Bullo che Pokémon c'aveva, te lo ricordi? No. Lo ricordo. Allora batto il primo Bullo che mi ero scordato di sfidare. E poi possiamo stoppare la parte. Va bene. Ehi, okay, wow, fantasma. Ma sconfitto. Però è brutto, cioè questo allenatore Pokémon ci dovrebbero mandare tipo Gastly, Gengar, no? Sì, è vero. Invece è un cazzo proprio. Sì, l'allenatore è così. Ma peccato. Ok, stanchi contro Stella. Allora usciamo. Perfetto, perfetto, io ho finito. Allora, dammi il tempo di batto questa e niente, possiamo stoppare. Ah no, a Pianoterra comunque c'era la possibilità di incontrare i Pokémon selvatici, eh. Io ad esempio ho trovato uno Zubat. Ah ecco, Zubat, vabbè, prova a fare un primo incontro, che ne so. Sì, ho già incontrato Gastly, però non l'ho preso. Ok. Ah, Gastly ha incontrato, vabbè. Non mi serve manco a me Gastly. Ok, faccio un attacco scintilla. E Shellos muore. Perfetto, perfetto, ragazzi. Perfetto, perfetto, perfetto. La prossima mossa sarà Bibarel. Bibarbel. Allora, 249. Saliamo livello 24. La prossima scelta sarà un Kriketun. Kriketun, mandiamo. È tipo coleottero Kriketun? Sì. Ok. Ok, ma... Possibile che qua non ci sia niente. Dove? Ho fatto il coso con lo slalom, difficile. Più avanti ci dovrebbe essere calcio. Non c'è calcio? Non c'è. O l'ho già preso, mi sono scordato. Sì, l'avevi preso prima. Ah, ogni tanto faccio le cose e me le scordo. Ok, abbiamo battuto anche questo Kriketun grazie a Morso. E niente, ragazzi, per questa parte della Nuzlocke a Pokémon Diamante e Perla è tutto. Noi ci vediamo con la parte numero 10, dove appunto esploreremo ancora di più Flaminia, perché abbiamo da fare una cosa molto importante. E poi niente, arriveremo più avanti in una città molto 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 interessante, che ti ricordi come si chiama? Quella Rupepoli, tipo. Sì, sì, quella dove dobbiamo battere l'alto capo palestra, appunto. Ma prima c'era anche un'altra città che si chiama... Dove ci sono le rovine? Presente? Queste? No, le rovine quelle là... degli Unknown. Flaminia. No. Mo te lo dico, aspetta. Devo andare a prendere la... Guarda la mappa. La mappa. La mappa però sta... Non ce l'ho... Ah, sì, mappa città, usa. Adesso noi stiamo qui a Flaminia. Dobbiamo fare tutto il percorso 210. A Rupepoli non possiamo girare, o sì? Certo che possiamo girare. Ah, allora no. Allora mi sono sbagliato. A Memoride io.
A memoria non possiamo andarci. Non possiamo andarci perché ci serve scacciabruma o qualcosa del genere. Che ci No, serve? no, no, perché ci stanno gli Psyduck a bloccare il passaggio. Ecco, Ci quindi serve dobbiamo la andare possibilità. a Rupepoli. E a Rupepoli ci abbiamo da battere due capi palestra. Anche perché il prossimo sarà anche a Pratopoli. Quindi sì, abbiamo veramente tante cose da fare, ragazzi. In questa parte è tutto e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ragazzi.